Ad accendere la miccia stavolta è stato il comitato di Granaretto, che ha chiesto un impegno del comune a fronte della decisione della provincia di cancellare lo sconto Metrobus riservato ai pendolari a basso reddito. A causa della mancanza di fondi è stata di fatto eliminata l'agevolazione del 30% per l'acquisto di un abbonamento annuale. Il comitato di quartiere ha dunque chiesto all'amministrazione di predisporre un fondo ad hoc, ma il Consiglio Comunale ha bocciato l'ordine del giorno presentato dai consiglieri d'opposizione Gonnelli, De Vecchis, Poggio e Biselli, che hanno commentato: respingere un atto di indirizzo in cui si chiedeva alla Giunta di riattivare gli sconti per pendolari e studenti in difficoltà non è stato un dispetto all'opposizione, una prova di forza dell'attuale amministrazione, ma un colpo durissimo a tanti cittadini. Approvare questo atto di indirizzo ci avrebbe permesso di dare alle famiglie una garanzia in più in fase di bilancio. Non riesco a capire come ragioni questa maggioranza, ha rincarato la dose il vicepresidente del comitato di Granaretto Antonio Luccisano. In campagna elettorale dichiarava di essere dalla parte dei cittadini, salvo poi contraddirsi al momento dei fatti per questioni squisitamente politiche e partitiche. L'opposizione presenta un ordine del giorno raccogliendo le nostre istanze e il Consiglio Comunale che fa lo boccia, è assurdo.